Buongiorno a tutti, siamo qui dalla redazione di Cryptovaluta.it, dove abbiamo ospite Federico Rivi, giornalista e divulgatore Bitcoin. Ciao Gianluca, grazie, grazie dell'invito. Benvenuto. Noi oggi parleremo di Bitcoin e di mining, e quindi di consumo energetico. È stato un tema affrontato di recente anche sulla stampa italiana, ed è uno dei temi caldi che riguardano l'avanzata di Bitcoin anche al di fuori dei suoi settori di riferimento. La prima domanda che mi interessava farti, Federico, è perché Bitcoin consuma energia? Per la sua messa in sicurezza sarebbe la risposta più, più veloce. Um, Bitcoin implica potenza di calcolo. Più potenza computazionale è presente all'interno della rete Bitcoin, più la rete Bitcoin... È, è sicura ed è per questo motivo che, che si dice che Bitcoin consuma energia perché la potenza di calcolo da dove deriva? Deriva sostanzialmente da delle macchine che al loro interno hanno eh, dei processori, dei processori specializzati che vengono chiamati ASIC, eh, i quali eh, fanno miliardi e miliardi di, di calcoli al, al secondo. Questo naturalmente non, non viene dal nulla, <ride> viene da, da dell'energia elettrica. E energia elettrica è energia ed è, questo, ed è questo che porta a dire che Bitcoin consuma energia ed è vero, non bisogna assolutamente nasconderlo: Bitcoin è, è una tecnologia energivora e più potenza, di consum, più potenza di calcolo utilizza, più energia consuma, più il network è sicuro già oggi, ma in realtà già da qualche anno a questa parte. Il network è mh, praticamente, non mi verrebbe da dire inviolabile, perché in informatica dare certezze del 100% è sempre sbagliato. Eh, è sicuramente antieconomico: cioè, costa molto di più eh, organizzare un attacco in termini di, in termini di infrastrutture da, da acquistare, di, di organizzazione, rispetto a quello che sarebbe il guadagno in, in caso di, di attacco. Eh, e di successo al network. Quindi già oggi sicuramente è antieconomico attaccare Bitcoin in virtù della potenza computazionale che è implicata nella rete, e, e man mano che la tecnologia si diffonderà, più il network crescerà, più l'energia computazionale, la, la potenza computazionale eh, renderà sempre più sicuro questo questo network. Ora, il vero punto è eh, da dove deriva l'energia che viene utilizzata da Bitcoin? E qui Bisogna capirlo: da dove deriva? Da, da fonti rinnovabili, da fonti fossili, la direzione è abbastanza chiara comunque. Una grossa porzione del mining bitcoin si trovava in Cina fino a qualche mese fa, è poi intervenuto un ban della Cina abbastanza rigido, cioè chi aveva delle attività strutturate di mining ha dovuto prendere e spostarsi dal paese. Tendenzialmente, i miner Bitcoin in Cina utilizzavano fonti idroelettriche o comunque fonti rinnovabili, perché poi andavano a posizionarsi lontano dai centri abitati dove c'era produzione elettrica che non veniva utilizzata e quindi poteva essere anche abbastanza efficiente. La Cina ha deciso di tagliare i ponti con i miner, li ha costretti a spostarsi e questi sono andati altrove. Questo spostamento del, dei miner dalla Cina verso altri paesi permetterà a Bitcoin di diventare più green o meno green, perché l'idea che ci possiamo fare è che si sono dovuti spostare in fretta e in furia e si sono posizionati dove hanno trovato energia più economica, magari in barba al, alla fonte dell'energia stessa. Sì, eh, quello, che, quello che dicono i dati, eh, ancora abbastanza grezzi, perché comunque è passato meno di un anno dal, dal mining ban, ehm, i dati dicono che i miner si sono spostati principalmente in Kazakistan, eh, paesi limitrofi, e negli Stati Uniti. Ehm, L'energia che utilizzavano, eh, dai dati sempre eh, è emerso che comunque l'Asia è un'area che fa forte affidamento sull'energia elettrica derivante dal carbone. Quindi il fatto che la Cina abbia bandito eh, l'attività di mining. È un bene per l'ambiente eh, di per sé, perché mh, le energie rinnovabili in, molti, in molte parti del mondo costano molto meno rispetto alle energie fossili, banalmente perché sono rinnovabili e eh, quindi eh, non sono una fonte scarsa, l'energia rinnovabile non è scarsa, a differenza delle fonti fossili che invece sono scarse e hanno un limite nel nostro pianeta, chi ha la possibilità di attaccarsi a fonte di energia rinnovabile paga molto meno eh, la bolletta dell'energia dell elettrica di conseguenza questo è un guadagno per il miner perché appunto per il miner per chi fa questa attività di mining eh, l'energia che viene utilizzata è un costo quindi sì, il miner sì, no, sì. ha tutto l'interesse a, a pagare meno la, la bolletta l'ultimo report del Bitcoin Mining Council quindi, che ha fotografato un po' l'attività del mining del, dell'ultimo trimestre del 2021 dice che Quasi il 60%, se non ricordo male, il 58% del network del fabbisogno energetico di Bitcoin è, è coperto da energie rinnovabili, quindi idroelettrico, eolico, geotermico, eccetera. E, che è già una grossa crescita, perché invece nel 2020, quando ancora in Cina c'era una grossa fetta del mining globale, era il 39% questo. Quindi la crescita è stata significativa, dal 39 al 58% di rinnovabile e implicato nel, nel mining globale. Io credo onestamente che non sia un caso, perché appunto, come abbiamo detto, l'Asia eh, vive molto ancora sulle, sulle, sulle energie. Eh, derivanti da fonti fossili e non è un caso anche perché il mining è un incentivo alla ricerca e allo sviluppo di nuove tecnologie che permettono l'estrazione di energia da fonti rinnovabili perché appunto l'energia rinnovabile in molti casi in molti posti del mondo già oggi costa meno ci sono studi che lo dimostrano e, e di conseguenza il mining eh, vive di, di minori costi energetici perché guadagna di più dai bitcoin che, che ottiene perché prima non l'abbiamo detto e I miner mettono a disposizione capacità di calcolo per proteggere la rete, ma non lo fanno per beneficenza, lo fanno perché come ricompensa hanno dei bitcoin nuovi di zecca che gli vengono, che gli vengono consegnati e che loro poi, per coprire i costi, rimettono nel mercato secondario. Federico, tutti conoscono El Salvador perché ha adottato Bitcoin come valuta avente corso legale, in pochi però sanno che il paese si sta muovendo anche per diventare un miner di Bitcoin e per farlo a livello pubblico. Come si colloca questa iniziativa di El Salvador nell'evoluzione che poi ci hai descritto prima del percorso del mining? Ma è la dimostrazione che il mining di bitcoin è un incentivo a monetizzare le energie rinnovabili. El Salvador è un paese ricco di energia geotermica, banalmente perché ci sono tanti vulcani, e hanno già iniziato in via sperimentale a collocare delle macchine ASIC, cioè delle macchine specializzate per il mining, in una centrale geotermica, nella cui centrale viene veicolata l'energia proveniente dalle profondità terrestri in queste macchine che trasformano il surplus energetico, l'energia geotermica, in bitcoin, quindi scarsità digitale assoluta. E è una grande dimostrazione questa, cioè dimostra che eh, le energie rinnovabili, eh, soprattutto in posti in cui l'energia viene ottenuta tramite l'eolico, tramite il solare, in questo caso anche il geotermico, eh, in particolare appunto in posti in cui l'energia non è costante, ma è intermittente. Nel geotermico un po' meno, però l'energia solare non è sempre presente, l'energia eolica eh, eh, cambia a seconda di quanto vento c'è. Quando ci sono questi surplus, dato che i costi di stoccaggio sono molto alti, i costi di stoccaggio energetici dell'elettricità, quando c'è energia in surplus arrivano ad aiutarci questi mining rig, cioè delle macchine che trasformano l'energia in surplus, che altrimenti sarebbe eh, vana, non, non avrebbe valore, andrebbe dispersa, in, in denaro, sostanzialmente in bitcoin. Il Salvador sta facendo questo in centrali, in centrali geotermiche. È una grande notizia oggettivamente perché lo sta facendo a livello pubblico, a livello statale e, e di conseguenza questo può essere anche un, un evento che scatenerà un effetto a cascata. Potranno esserci tanti paesi che guardando l'esempio del Salvador diranno ma eh, se Salvador, il Salvador tramite le loro centrali è in grado di, di creare nuovi soldi dal nulla, eh, con energia che altrimenti noi sprechiamo, perché non possiamo seguire il loro esempio. Non mi sorprenderei che quest'anno ecco, ci fossero notizie molto simili in questo senso, anche a livello pubblico, anche a livello di governi. Secondo me è particolarmente curioso il fatto che si stiano interessando di questa questione che riguarda le emissioni legate a Bitcoin autorità che sono squisitamente finanziarie. L'altra volta sui giornali c'era il vice direttore di esma che per chi ci segue ricordiamo è un ente che regolamenta i mercati finanziari che ha deciso di esprimersi su questioni che riguardavano il consumo energetico di bitcoin comparandolo poi a tecnologie che sono meno decentralizzate e appunto concentrandosi sul fatto che bitcoin fosse insostenibile sul piano energetico è una, una discussione sulla quale possiamo intervenire sia nel merito sia però nell'opportunità. Perché quando le autorità finanziarie parlano di impatto ambientale di una tecnologia, la cosa è abbastanza particolare. C'è una sembra che ci sia una convergenza di interessi a combattere Bitcoin. È abbastanza strumentale, a mio avviso. Nel senso che appunto l'ente che regolamenta i mercati finanziari ehm, sostiene che bitcoin. Consumi troppa energia rinnovabile. Quindi non solo eh, non regge più eh, la narrativa che Bitcoin inquina troppo, ma adesso non va bene nemmeno che consumi energia rinnovabile. Per cui a mio avviso è molto strumentale come, come attacco. Ed è strumentale perché la diffusione di Bitcoin eh, spaventa i regolatori, spaventa gli stati, spaventa i governi, spaventa le banche centrali. Per quale motivo? Eh, chi fa parte della comunità Bitcoin sa che questa tecnologia è la realizzazione di anni di studi e di teorie che sono la base dell'economia austriaca e della cultura cypherpunk, cioè il concetto è quello di togliere il monopolio della moneta agli stati. Bitcoin è, se vogliamo dirla un po' in modo filosofico, la democratizzazione della finanza. E mettere capitali in Bitcoin significa sottrarli agli stati, quindi togliergli potere economico e togliergli anche potere politico. Questa cosa capisco che spaventi i regolatori, di conseguenza arrivano attacchi che sono completamente strumentali, come quello di un, di un ente che regolamenta i mercati finanziari che si occupa di mining. Il vice direttore di ESMA sembrava parlasse a titolo personale e che poi i giornali ci abbiano ricamato per fare il titolo. cioè Il, direttore, il vice direttore di ESMA attacca Bitcoin per. Questioni legate ai suoi consumi. Diciamo che Bitcoin ci aiuta tanto a livello tecnologico, perché Bitcoin permette a una tecnologia di diffondersi, a prescindere da quelle che sono le opinioni dei regolatori o degli stati o dei governi o delle banche centrali. Quindi, da questo punto di vista, oltre all'opinione di chi sostiene la comunità o di chi fa parte della comunità Bitcoin, abbiamo anche una tecnologia eh, antifragile, si dice, no? Quindi è abbastanza, abbastanza sì. resistente. Sul, sul lato energetico sono perfettamente d'accordo. Le fonti energetiche non sono distribuite omogeneamente nel, nel nostro mondo. Quindi ci sono un sacco di paesi in via di sviluppo che in realtà sono custodi di grandi fonti energetiche che possono avere tutto l'interesse a, a trarre vantaggio da, da, dal mining per avere anche banalmente dei vantaggi competitivi in futuro. Il Salvador sta facendo questo. Mm, ci saranno tanti altri esempi, anche perché ricordiamolo: eh, le fonti rinnovabili eh, non, sono bene, non sono un bene scarso. Ehm, le statistiche dicono che. L'energia solare che colpisce la Terra in un'ora e mezza, in 90 minuti, è sufficiente per alimentare l'intera umanità per un anno intero. Quindi la sfida più grande non è quella di diminuire il consumo energetico. La sfida più grande è di trovare nuove tecnologie che ci permettano di estrarre in modo più sostenibile e con minore emissioni di CO2 e di gas serra l'energia. Il mining è un incentivo economico a fare questo. Quindi, se come dicevi giustamente. L'anno scorso, il 2021, è stato l'anno dell'ingresso degli istituzionali nel mercato di Bitcoin. Nel 2022 credo che sarà l'anno del mining, perché eh, si sono visti i primi segnali, Intel sta sviluppando un, eh, un chip specializzato per il mining di Bitcoin, per, tra virgolette, anche democratizzare il mining di Bitcoin e per portarlo a casa di tutti. I dettagli ancora non sono noti, però pare che l'obiettivo sia, sia quello. Eh, credo che ci saranno tante sorprese quest'anno legate al mining e tante sorprese green il mining è un incentivo alla transizione energetica se da un lato il sistema tradizionale in cui viviamo oggi il sistema economico tradizionale deve per forza di cose giustamente affrontare una transizione energetica che però ha un costo implica un costo spropositato molti piani di ripresa sono basati molto in, in gran parte su quello per il mining di Bitcoin la transizione energetica rappresenta un, un vantaggio economico, è un incentivo economico, non è un costo, è un vantaggio. Quindi ci saranno, ci saranno grandi sorprese secondo me. Ok, un'altra, tenendo questo filone, perché mh, noi come Cryptovaluta.it, ovviamente seguiamo anche quanto avviene negli Stati Uniti, la discussione negli Stati Uniti, sebbene sia su toni forse più aspri, perché poi c'è una parte del Partito Democratico che sembra essere fortemente ostile a Bitcoin e continua ad attaccarla sul piano dell'impatto ambientale. Però abbiamo di fronte anche una controparte che invece interessa a tutelare Bitcoin, anche a livello politico, per quanto questo possa essere inutile per Bitcoin. Qualcuno lo farà in modo strumentale, qualcuno sarà sinceramente appassionato di quello che Bitcoin può offrire anche alla popolazione, in Europa la discussione sembra essere innanzitutto un po' indietro temporalmente parlando. In secondo luogo sembra che Bitcoin sia un problema quando c'è da parlare di bandirlo o di ridurre le attività di mining oppure di regolamentarne lo scambio. Ma in concreto se ne parla molto poco, non parlo solo d'Italia, parlo anche di economie dove ci si aspetterebbe un discorso un po' più ampio come in Germania, ma nella stessa Inghilterra. La banca, centrale, la banca centrale inglese sembra avere meno chiaro il problema o quello che, no, che è un non problema e soprattutto di come intervenire. I paesi invece emergenti, come ha fatto notare tu, tolta forse la Cina, perché la Cina, lo ricordiamo, è l'unico paese che è intervenuto in modo così violento. Cercando di limitare l'attività di Bitcoin, lo, ne, lo guardano con, ci guardano con un certo interesse, sia per motivi di carattere economico, sia e non lo nascondiamo, per attirare investitori che hanno fatto magari molto denaro con Bitcoin e eh, stanno cercando un paradiso dove andarsene senza pagare le tasse, perché il discorso di El Salvador è anche quello. E poi. <coughs> Abbiamo anche i paesi che lo trattano come un asset normalissimo, pensiamo al Giappone o pensiamo ad altre economie sviluppate. L'ultimo paese che, che è assurto agli onori della cronaca di, dei bitcoiners è stata la Russia, anche lì c'è stato un fraintendimento molto grande. Quello che è circolato sui giornali era eh, la richiesta di ban tanto per le transazioni quanto per il mining su tutto il territorio russo da parte della Banca Centrale di Mosca. È eh, Cosa che però ha, fatto, ha innescato una levata di scudi. Il ministero della finanza ha risposto qualche giorno fa dicendo che non se ne parlava assolutamente di, di bandire né il mining né tantomeno le transazioni. Con una sottotraccia che però è molto interessante perché mh, fondamentalmente ha fatto capire che possiamo bandirla sulla carta, ma non solo non abbiamo modo di impedire ai cittadini russi di transare in bitcoin. Anche a livello di andare a, uh, a individuare centri di mining e attaccarli fisicamente o scollegarli dalla rete, eccetera, sarebbe secondo il Ministro delle Finanze Russe impossibile un discorso un po' lungo. Quindi, uno stato tendenzialmente, che perlomeno nell'immaginario europeo, è uno Stato che se deve intervenire a reprimere, non si fa scrupoli. Quello russo. Dice che già adesso non ha modo di. Di andare a contrastare i miner e su questa narrativa abbiamo l'inserimento di Intel che fondamentalmente ha detto: Ok, porteremo, non l'ha ancora detto, ma lo dirà a fine febbraio. Diamo un'anticipazione: Dirà: Potrete portare un miner a casa come avete il super computer per giocare ai videogiochi. Jack Dorsey, mh, che eh, ricordiamo ai nostri ascoltatori essere ex di Twitter. Che ha mollato il social network fondamentalmente per occuparsi a 24 ore su 24 di Bitcoin. Ha messo insieme un team di ingegneri e ha detto: Amici, faremo un miner Bitcoin tendenzialmente orizzontale e democratico, nel senso che ve lo potrete mettere in casa. Dato questo quadro, a me anche gli strali dei, degli stati, di ESMA, di. Delle autorità che lo vogliono attaccare, di che interessi politici, mi sembrano strali che rimarranno su carta. cioè Bitcoin procede verso una grande decentralizzazione: sì. uh, l'energia elettrica è disponibile praticamente, mh, dove è disponibile l'energia elettrica, spuntano miner Bitcoin. Io lo raccontava Giacomo Zucco in un suo intervento, ma uh, ho anch'io contezza del fatto che in paesi dove non si potrebbe fare, si fa, anche nei sottoscala. Soprattutto in Cina <ride> eh, non si potrebbe fare in Cina, anche durante il ban in Iran, anche in Turchia che stanno aspettando una nuova legge, i miner che sono in Turchia non sono affatto preoccupati di una nuova legge. Quindi, questo attacco frontale sembra un po' un attacco che non potrà. Cioè può portare al terrore di chi non si è ancora avvicinato al mondo di Bitcoin, ma chi c'è già dentro ok, cioè, scorola le spalle e dice la nostra tecnologia è nata proprio per evitare che voi vi intrometteste in questo tipo di, di attività. Pensi che ci potrebbe essere un attacco più violento nel senso di intervento proprio fisico, di, di leggi più restrittive pensi che ormai gli stati si siano scesi a patti col fatto che Bitcoin esiste? Ma ah, guarda, ehm, nessuno di noi naturalmente è in grado di prevedere il futuro. Io mi sono fatto un'idea vedendo quello che è successo in passato. La Cina, che non è certo lo stato più democratico di questo mondo, eh, che è assolutamente in grado di reprimere con la forza eh, il dissenso o qualunque cosa che non stia bene al regime, uh -huh. eh, ha bandito qualche decina di volte Bitcoin in varie forme negli ultimi anni. E il mining è stato una protagonista di uno di questi ban bene, si stima che in Cina eh, ci sia ancora tanta attività di mining è uscito un articolo che testimoniava, eh, se non ricordo male, verso dicembre che forse ancora all'incirca il 20% dell'attività di mining a livello globale è in Cina in Cina non si potrebbe utilizzare bitcoin eh, la Cina è nella top 15 dei paesi al mondo per utilizzo di bitcoin per transazioni di bitcoin per detenzione di bitcoin in vari address in vari indirizzi quindi ehm, la cina i, ba i ban della cina sono stati la dimostrazione che bitcoin non può essere bandito o meglio può essere bandito a livello legislativo ma a livello pratico è complicato eh, subentra un'altra variabile se pensiamo al mining eh, un paese può bandire il mining non è facilissimo Nascondere la propria attività di mining al paese. E se c'è una, um, una buona capacità di monitorare l'utilizzo di energia elettrica. Può essere sospetto mettere su una mining farm con 150 rig che consumano una quantità industriale, letteralmente industriale, di energia Beh, elettrica. Eh, cioè. E quindi la visitina del, de, dell'esercito, se va in Cina o da qualche altra parte, o, di, o della guardia di finanza dei Noartri, è, è, è plausibile. E ci sono anche fenomeni... Che permettono che, che si, si stanno vedendo di, di distribuzione dell'attività di mining delle singole mining farm, cioè mining farm che non scelgono un'unica location per utilizzare i propri, i propri rig, ma li mettono in location diverse proprio per diversificare la, la, bolletta, la bolletta della luce, non la mandano in un, in un, a un unico indirizzo. Quindi, le soluzioni per mh, ovviare ai ban ci sono. Questo mi fa pensare che gli stati, che non sono stupidi e vedono questi fenomeni, mh, ci penseranno un attimo ecco, prima, prima di bandire bitcoin in qualunque forma o in particolar modo nel mining. Eh, detto ciò, non sono in un illuso, eh, bitcoin, come dicevamo, fa, eh, dà molto fastidio agli stati, in particolar modo ai regimi, e, e di conseguenza mi aspetto che qualcosa succederà, mi aspetto che uno Stato cercherà di, di limitarne l'utilizzo. Non me la sento di dare un, una previsione sul che cosa succederà in Russia o che cosa succederà in Turchia, che sono stati abbastanza caldi, o cosa succederà in Sud America dove l'anno scorso c'erano state delle, delle, delle esternazioni da parte anche di, di membri del Parlamento in favore o contro. A Bitcoin ehm, gli stati si inizieranno a muovere in un senso o nell'altro. Bitcoin andrà avanti comunque, questo è il punto. Per quanto riguarda poi il, la situazione italiana, al quale penso sia necessario dedicare qualche minuto della nostra chiacchierata, c'è stata una settimana, forse un paio di settimane fa, la notizia di quella piccola centrale in Val di Non. Sì. No? che è stata riattivata qualche anno fa, l'hanno ampliata proprio per ospitare eh, mining bitcoin. L'idea che mi sono fatto è che le anche le autorità pubbliche di diverse dimensioni, eh, perché non devono essere necessariamente il presidente di El Salvador, cercheranno anche di competere dove possono, e torniamo lì sempre al punto di prima, dove l'energia è abbondante e quindi economica, di accapararsi una piccola fetta di, di questo mining perché, torniamo là: non, citando da Smith, non è dalla, dalla benevolenza del birraio, ma è perché ci sono dei ritorni economici importanti certo. nell'impiegare certe cose. L'energia è un costo: quindi, chi ha m, energia più economica ha tutto l'interesse a portarsi in casa il mining. Eh, questa piccolissima realtà, perché poi parliamo in realtà di una potenza di calcolo abbastanza modesta, è stato un primo un, un primo punto in Italia. Pensi che qualcuno potrà seguire, o pe pensi che al Parlamento potrà interessare? Pensi che potranno reprimere? Pensi che? Oh sì, eh, Ti sto chiedendo una cosa da sfera di cristallo, però mh... ma guarda, in Italia tendenzialmente non siamo pionieri di molte cose. <ride> sì, 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 sono sì, assolutamente. Quindi, quindi non lo so, onestamente, non so quanto potrà essere seguito questo esempio, è, stato, è un esempio molto interessante, cioè un comune che investe, se non ricordo male, 130-150 mila euro all'incirca in mail rig per utilizzare una centrale idroelettrica che era stata dismessa tanti anni fa da, da Enel. È interessante, è Un modo per monetizzare dell'acqua che scorre, che non è una brutta idea, Ehm, ci sono altri casi di mining farm in Italia. Ricordo: c'è anche una in centro a Milano, vicino al Duomo. Ehm, è un'attività che interessa perché porta profitti fino a un certo punto in Italia, perché l'Italia è un paese in cui l'energia elettrica costa tantissimo rispetto a molte altre parti del mondo. Quindi in Italia, o davvero eh, c'è la possibilità di attaccarsi a delle fonti di energia rinnovabili, o non solo rinnovabili, a delle, a delle centrali che hanno dei surplus che non sanno come smaltire, altrimenti, magari appunto vendono a, a un prezzo stracciato, oppure altrimenti, banalmente, attaccando, aumentando i kilowatt della, della bolletta di casa e attaccando alla presa il mining rig, si rischia di andare in perdita con, con i costi energetici italiani. Poi dal punto di vista regolatorio, in Italia siamo abbastanza indietro. Secondo me, abbiamo, anche dal punto di vista delle tasse, abbiamo un paio di interpretazioni dell'Agenzia delle Entrate, ma non abbiamo nessuna legge che regolamenti in modo concreto, eh, in modo concreto Bitcoin. Quindi, non mi aspetto onestamente un, un, eh, un grosso progresso a livello di quadro normativo e, e di sviluppo tecnologico, diciamo, in Italia. Eh, perché storicamente, appunto, non siamo dei grandissimi pionieri nelle nuove tecnologie, soprattutto a livello normativo, a livello pubblico. Ecco. Eh, Federico, hai letto l'ultimo report del Fondo Monetario Internazionale sul Salvador, che poi parla anche di Bitcoin. <ride> eh sì, a proposito di regolatori internazionali, sì, sì, l'ho letto. Eh, no, è abbastanza curioso questo report, è contraddittorio a mio avviso. Eh, eh, sostanzialmente avverte il Salvador che Bitcoin potrebbe portare a un grosso rischio per la stabilità finanziaria del paese, ma eh, forse lo sai benissimo anche tu, il PIL di El Salvador non è sceso tanto l'anno scorso, anzi. No, El Salvador si trova, tra l'altro è scritto all'interno dello stesso documento, che El Salvador si trova in una situazione economica buona e soprattutto superiore ai paesi limitrofi, con un grosso afflusso di capitali dall'estero. Okay? Esatto, esatto, la, la cosa la più bella è che nello stesso documento dicono che Bitcoin... Porta dei rischi per il sistema finanziario, ma che l'economia va molto bene, si parla di un più di 10% del PIL sul 2021, soprattutto in virtù di una grossa domanda proveniente dall'estero. E anche i, i dati sul turismo hanno visto che da quando è stata approvata la Lei Bitcoin, praticamente eh, una, una buona fetta della comunità Bitcoin internazionale è andata a. Per, per ragioni di turismo in El Salvador per scoprire il primo paese al mondo con, con bitcoin legal tender quindi è un report abbastanza, abbastanza contraddittorio perché se El Salvador ha avuto un più 10% di PIL diciamo che una buona parte è anche dovuta alla lei bitcoin quindi non, la nostra opinione in chiusura di chiacchierata è che nonostante gli attacchi bitcoin è qua e andrà avanti e così ci salutiamo non abbiamo bisogno dei regolatori Okay. <ride> Grazie Federico di aver partecipato. Eh, aggiungo, non abbiamo bisogno di regolatori neanche per l'impatto ambientale barra consumo energetico, giusto? Saranno i regolatori che chiederanno a Bitcoin come ha fatto a portare avanti la transizione energe energetica. Poi, vabbè, noi siamo un po' pazzi in questa comunità, eh, però eh. magari tra qualche anno si realizza. Grazie Federico, <ride> ci vediamo presto. Ciao. Grazie.